Buonasera amici, questa sera con padre Antonello Scano siamo al Carmelo di Moncalieri. Il Carmelo di Moncalieri ci ha accolto dai primi anni dei nostri gruppi, del primo gruppo di preghiera, e noi tutti i mesi veniamo qua a pregare insieme alle suore di clausura il secondo venerdì del mese e il quarto venerdì del mese. Il secondo venerdì del mese facciamo insieme a Monsignor Ghiberti l'approfondimento biblico, e il quarto venerdì del mese invece insieme a Padre Pio, si chiama così, è un sacerdote, Padre Pio, un sacerdote profondissimo, preghiamo con rosario, adorazione, messa. Questa sera invece abbiamo veramente il dono di avere con noi il padre Antonello Scano, perché è già arrivato a Torino, perché domani avremo il grande evento al Santo Volto appunto di Torino insieme a padre Antonello, proprio lui, e poi Gianna Jessen, che è l'attivista americana che ha subito l'aborto salino, l'avvocato Gianfranco Amato, che è di rientro dal Messico e adesso poi padre Antonello spiegherà meglio, è stato ricevuto da 250 tra cardinali e vescovi, da tutti i politici, professori, docenti, allievi, insomma. E quindi domani saremo in questa giornata eccezionale con un messaggio eccezionale: famiglia e vita, la vera inclusione. Quindi la materia è importante e sarà importante esserci. Quindi proprio per quel motivo questa sera siamo qua accolti dalle suore di clausura di Moncalieri, in questa chiesa in compagnia di Gesù. Fra poco padre Antonello guiderà la preghiera, ma adesso ascoltiamo le cose importantissime che ci vorrà dire. Bene, padre Antonello. Bene, buonasera a tutti e gli amici. Che bello poter svolgere questo incontro attraverso i mezzi di comunicazione in questa chiesa, nel Carmelo, delle nostre carissime sorelle carmelitane che sempre ci ospitano per le celebrazioni. Ma io direi così, che va all'inizio. Ringraziamo il Signore per quello che l'avvocato Gianfranco Amato sta facendo, e tanto è stato invitato espressamente, esplicitamente dalla Conferenza Episcopale Messicana. Tra l'altro il mio vescovo con cui ho lavorato in Messico, quando ero missionario in Messico, è stato fatto cardinale, si chiama Monsignor Carlos Aguiarretes, è stato prima segretario, poi presidente della Conferenza Episcopale Latinoamericana, poi segretario e presidente della Conferenza Episcopale Messicana. L'ho potuto salutare solo per telefono perché ero distante a Palermo. Adesso sono qui e tanto vorrei valorizzare come davvero anche la posizione di Amato diventa profetica oggi. E nessuno è profeta in patria. All'infuori di alcune conferenze episcopali regionali, tipo il Triveneto, quella della Toscana, diocesi di Roma, non si sono sentite molte voci a favore di quello che Amato e i suoi amici stanno facendo. Quindi è stato bello che una conferenza episcopale messicana si sia decisa a invitarlo, ed sono rimasti molto colpiti da quello che lui ha esposto con molta chiarezza, così come lo conosciamo. E dopo è stato invitato in alcune università, è stato invitato anche da movimenti ecclesiali e dai politici cattolici, e sembra che le sue spiegazioni siano state molto convincenti e accolte. Quindi è bello poter dire che un uomo che lavora, un vero cristiano che lavora nell'ambito sociale, civile, in questo momento diventi profeta anche in una zona, in un paese straniero. Quindi direi che questi incontri, spero che domani siate numerosi a questo incontro sulla tematica della famiglia e della vita, di cui ci parlerà l'avvocato Gianfranco Amato. E con Angela, prima di venire qui, siamo andati a visitare due ammalati, ed è venuto fuori nel dialogo come mai certe violenze, certe aberrazioni. Pensate a tutti i femminicidi, pensate a tutte le violenze sugli anziani. E io dicevo, nella misura in cui l'uomo
si allontana da Dio, l'uomo diventa lupo di se stesso. E San Giovanni Paolo II diceva: più l'uomo si allontana da Dio, più l'uomo è contro se stesso. Dunque, e di questo fanno parte anche tutte le ideologie imperanti oggi, che negano l'evidenza. E sono ideologie che impongono una visione dell'uomo, e giustamente si è parlato di deriva antropologica, perché pongono una visione dell'uomo che non è vera, che non corrisponde alla realtà. Sono tesi assurde, ma che hanno avvolto per interessi economici anche le varie posizioni politiche che abbiamo sia in Italia, nell'Europa e nel mondo. Sappiamo, e non è un mistero, che questi dispongono di molti, molti soldi, molti mezzi economici, ma non dobbiamo spaventarci, perché la verità si imporrà per se stessa, cioè la verità sull'uomo, la verità che Dio ci ha manifestato sull'uomo, su che cosa l'uomo è e su che cosa l'uomo può fare e può essere. E davanti a Dio, davanti agli uomini, noi li conosciamo già dalla Bibbia. Basta dire che l'uomo è stato creato immagine e somiglianza di Dio. Ora, che cosa propongono le ideologie? Una visione dell'uomo sfasata, una visione dell'uomo che non corrisponde alla realtà. E poiché vogliono democraticamente imporre le loro presunte verità, utilizzano strumenti legislativi e strumenti amministrativi e strumenti didattici sbagliati. Quindi noi siamo davanti a una visione dell'uomo distorta, che non corrisponde alla verità. Ma ripeto, la verità si imporrà per la sua luce, per la sua evidenza, e non per la forza di legislazione, di legislatori che vogliono imporci qualche cosa che non corrisponde alla nostra profonda realtà. Questo è quello che vorrei dire. Bene, mentre venivamo qua, proprio in virtù di questo, su Radio Maria parlava quel professore luminare, appunto, su quanti generi vorrebbero introdurre, proprio siamo veramente al delirio. Poi, mentre invece eravamo a casa da quegli ammalati, e veramente ci rendiamo conto, ci si inginocchia veramente davanti alla sofferenza altrui. Questa è veramente la grandezza dell'uomo, saper portare la propria croce alla luce della fede. Oggi lì abbiamo trovato questo, e sono venuti fuori quegli argomenti, no, dove si diceva, poi tu adesso lo spiegherai meglio, che più l'uomo si allontana da Dio e quindi dall'amore, e più è incapace di amare ed essere uomo, e quindi emette al posto di Dio. Perché dicevi, ho ascoltato quello che dicevi e mi ha colpito, dicevi comunque l'uomo ha bisogno di un Dio. Se non è il Dio vero, il Dio di amore, è comunque il Dio minuscolo, denaro, il Dio potere, però questi, visto che non sono il Dio di amore, portano inevitabilmente alla contrapposizione, al non vedere l'altro, all'egoismo, ecco. Vuoi approfondire un po' questo aspetto, Padre Antonello? Sì, senza pretesa di essere esaustivo, ma solo con pochi accenni. E poiché, come dicevo, Dio è verità, Dio è luce, e Gesù ci ha detto che è via, verità e cammino, se il nostro riferimento non è più a Lui, noi cercheremo e siamo portati a cercare altre verità, perché il cuore ha bisogno di cose autentiche. Ma se non ci nutriamo di cose autentiche, riempiamo il cuore di altre cose, un po' come le compensazioni fisiche, così ci sono anche le compensazioni del cuore, le compensazioni intellettuali. Però cosa succede? Che se tu ti nutri di cose sbagliate, avrai un modo di vedere sbagliato. Come quando noi mettiamo nel proprio corpo degli alimenti tossici, che potrebbero essere anche buoni al palato, ma sono tossici, ci fanno male. O se la quantità di quegli alimenti è eccessiva, dopo il corpo ne risente. Così è anche a livello spirituale. Se noi sostituiamo le verità divine con altre presunte verità,
che non esistono perché poi si chiamano ideologie, alla fine il nostro cuore, il nostro modo di essere persona si nutrirà di cose sbagliate, capito? E allora ci sono tutte quelle leggi assurde che io dicevo. Adesso in Svezia, in Norvegia vorrebbero promuovere, abbassare il livello di età per avere relazioni sessuali con le bambine di 12 anni, addirittura 12 anni vorrebbero, e quindi non si parlerebbe più di stupro, ma soltanto di relazioni sessuali con le minorenni. Se poi promuoviamo leggi che non so per quale presunte ideologie, diciamo che è buono la cannabis, che è buono prendere l'hashish. Allora noi giustifichiamo il male con presunte verità, ma che verità non sono. Basti dire che cosa, qual è il frutto di quello che noi prendiamo, per esempio l'hashish o la cannabis e via dicendo. Qual è il frutto? Ci fa bene e ci fa male? Consideriamo semplicemente i frutti. Quali sono i frutti di queste ideologie? Il gender nelle scuole, per esempio, no? E istigare i bambini a toccarsi nelle parti intime, a masturbarsi. Che conseguenze questo ha? Togliamo, si sta rubando l'innocenza ai bambini. E che questi bambini che oggi si nutrono di queste cose, domani saranno affettivamente, psicologicamente, sessualmente equilibrati o squilibrati? E quindi, padre Antonello, l'importanza della presa di coscienza di noi cristiani, di non rimanere passivi di fronte a questa ideologia, ma proprio perché siamo cristiani credenti, o anche se non lo fossimo, però gli uomini di buona volontà in questo momento hanno il dovere di dire chiaramente, di indicare chiaramente la strada della verità. Vero che questo silenzio assordante non è un bene? No. Bisogna svegliarsi da questo torpore, è vero padre Antonello? Esatto, io dicevo anche, sollecitato anche da voi, da te, da Emanuele, a dire qualcosa in merito all'incontro di domani con Gianfranco Amato, che è importante. La nostra fede non è un fatto privato, come vogliono farci dire coloro che non fede non ne hanno, no? O che limitano la fede soltanto alla messa della domenica. Quello è pietismo, quello è bigotteria, cioè, se la possiamo chiamare così. La fede ha il momento contemplativo, ci mettiamo di fronte al Dio che ci ama, che ci ha creati. Allora noi celebriamo, partecipiamo al mistero di colui che ci ha salvato. Ma il mistero non è qualcosa che si richiude fra me e Dio. Ecco perché lui ci ha detto anche che saremo giudicati sull'amore agli altri. Ora, qui c'è un amore molto più profondo. Coscienze perturbate o disturbate dalle ideologie, carità vuole che noi dobbiamo illuminarle con la verità vera, quella divina, la verità con la V maiuscola, e difenderle dalle ideologie. Anche questa è preghiera in azione. Se il mio incontro con il Signore la domenica non mi porta ad essere migliore, è impegnato attivamente nella difesa dei valori evangelici nel nostro mondo civile, nell'ambito della cultura, dell'arte, della politica, dell'educazione, dell'università, non è, rischia di essere un spiritualismo disincarnato. L'incontro con Dio deve portarmi a modificare non solo me stesso, ma anche le relazioni con gli altri. Deve aiutare gli altri a vedere ben chiaro qual è la verità. Quindi sono queste, dette così sinteticamente e anche spontaneamente, queste cose. Quindi io credo che nessuno di noi non può rimanere insensibile a quelle verità che sono attaccate oggi, la famiglia è attaccata oggi, ci sono organizzazioni. Se coloro che
costruiscono l'ideologia gender, dice che il sesso è soltanto una costruzione culturale, è evidente, evidentissimo, che è ideologia. E l'ideologia perfino non sa guardare con occhi chiari la realtà delle cose, ma le nega. Io chiamo questo le teorie dell'assurdo, perché non hanno niente. Ormai anche i nostri scienziati, se sono veri scienziati, non si lasciano legare dalle ideologie, ma vanno al di là. Sì, e quindi non dobbiamo vergognarci o avere timore di dare la nostra chiara visione delle cose in ciò che comunque la natura stessa ci indica la strada. Quindi la coscienza va di pari passo con quello che è la natura e l'insegnamento, per chi è cattolico, quello che è l'insegnamento di Cristo. Quindi non dobbiamo aver timore di essere cristiani pronunciando la verità, ma completando la nostra fede, mettendo prima la preghiera che illumina e supporta, al servizio poi degli altri attraverso dei veri e propri comportamenti, dei veri e propri interventi, dei veri e propri anche approfondimenti. Perché ad esempio una giornata come domani, dove ci saranno dei relatori d'eccezione, perché è importante? Perché per conoscere l'errore, cioè bisogna conoscere l'errore, non bisogna farsi pilotare da quello che è il pensiero unico, che comunque mette in una chiave di lettura accettabile quello che accettabile non è. Quindi per noi che comunque siamo del popolo, quindi persone semplici, persone che magari non abbiamo un approfondimento in un argomento che è nuovo e che è comunque pilotato ad arte da chi vuole condurre in meandri che non sono leciti, allora un'occasione come quella di domani, di avere comunque delle persone che riescono a far capire l'importanza di non farsi confondere e quindi ascoltare argomenti ben spiegati, argomenti approfonditi da chi ha proprio la materia chiara, penso che sia fondamentale, no? Sì. Partecipare, ascoltare e poi poter diventare operativi nella difesa dei valori per il bene dei nostri figli in particolare, certo, perché poi certo, alla fine dobbiamo difendere il futuro dei nostri figli. Ora, visto che siamo in chiesa e qua il padrone di casa è Dio, ecco, ci mettiamo, abbiamo la grazia di avere il sacerdote, quindi colui, il figlio prediletto di Maria, che ha il potere, diciamo così, di poter prendere tra le mani e portare a noi proprio Dio, Gesù attraverso Eucaristia. Gesù, Eucaristia. Poi Padre Antonello, sei particolarmente devoto, tu, la tua come dire, consacrazione proprio, hai fatto questa promessa. Allora, diciamo, io davanti, quando avevo circa 6 anni di sacerdozio, davanti a un impegno che mi era stato affidato e che io non volevo perché non mi sentivo inadeguato, avevo chiesto, sono davanti al tabernacolo a arrabbiarmi un pochino con Gesù. Allora, quando mi sono calmato, ho fatto un patto con il Signore. Lui non ha risposto, ma per me è andato bene. E ho detto: Signore, facciamo così, io ti dedico un'ora di adorazione al giorno e tu mi aiuti a prendere in mano questa situazione che mi dai per poterla risolvere. Poi in 2 anni effettivamente ho risolto quel problema molto grave e da lì è nato veramente un amore più profondo a Gesù Eucaristia, fino a quando poi a Fatima ho avuto un'esperienza molto forte, intensa, di 4 giorni con l'Eucaristia, e mi ha fatto capire che devo fare una cosa particolare per l'Eucaristia, fondare una comunità, e il Signore mi ha ispirato anche il nome e mi ha dato il nome Opera Figli del Cuore Eucaristico. E credo che come sacerdote, qualsiasi sacerdote, se vuole veramente entrare nel vivo, sempre più profondamente nel mistero eucaristico, debba non soltanto celebrare
ma anche adorare. Anzi, l'adorazione è come un prolungamento della celebrazione. E oggi, è curioso, casomai possiamo leggere qualche pagina durante... Sì, perché adesso poi faremo adorazione, quindi rimanete con noi perché pregheremo insieme. Sì, oggi proprio durante il viaggio in aereo da Palermo a qui ho letto qualcosa di Santa Caterina da Siena, dialogo con la Divina Provvidenza, e ho iniziato a leggere qualcosa sul mistero eucaristico che Dio Padre, perché lei riceveva questi dialoghi, era un dialogo con Dio Padre, molto molto interessante. Volevo solo dire questo prima di iniziare a pregare. Metto allora, proprio perché tu hai questa devozione particolare al Santissimo Sacramento, oggi ho parlato, tu non lo sai ma te lo sto dicendo, il Popolo della Famiglia il 16 maggio ha consacrato proprio il movimento a Maria, e abbiamo proprio un gruppo di preghiera proprio del Popolo della Famiglia che prega per il Popolo della Famiglia, ma per le famiglie, e le famiglie pregano per noi, quindi è una preghiera reciproca. E oggi mi spiegava proprio il responsabile di questo gruppo di preghiera che sostiene proprio il Popolo della Famiglia, diceva l'unità che ci deve essere di preghiera. Ogni giorno ricordiamo, mettiamo nelle intenzioni di preghiera chi prega per noi e quello che si sta facendo, mettiamo sotto la guida di Gesù il manto di Maria. Allora chiedo a te, durante le tue adorazioni, se puoi una volta al giorno ricordare, dare una preghiera per noi tutti, certo. Uomini e donne di buona volontà che stiamo cercando di dire la verità, insomma, perché poi la lotta è furibonda, perché insomma si sta andando controcorrente, non è semplice, ma a noi non importa, Dio ci sta dando la forza, però abbiamo bisogno della preghiera del sostentamento, quindi ti chiedo di ricordarci nelle tue preziose preghiere. Allora adesso ci mettiamo uniti in preghiera, Padre Antonello guiderà l'adorazione, questo momento di adorazione che faremo insieme. Domani vi aspettiamo al Santo Volto di Gesù, al Santo Volto a Torino, in Via Nole, angolo Via Borgaro, siamo proprio nella curia vescovile, nel centro congressi, e ci saranno appunto Gianna Gessen, Gianfranco Amato, Povia e Padre Antonello, e concluderemo con la messa, con la celebrazione della messa. Ci sarà Padre Antonello che celebra, ma altri sacerdoti, te lo sto dicendo adesso perché non lo sai, che concelebrano, quindi veramente siamo tutti invitati. Bene, adesso iniziamo con l'adorazione, tutti uniti nella preghiera. Ah, la chiave. Allora ascoltate un attimo, adesso ci sistemiamo perché apriamo il tabernacolo e ok, ci stiamo organizzando un momento. Ah, forse. Intanto metto un canto, ascoltiamo un canto di invocazione di Spirito Santo, Padre Antonello. C'è molta linea, adesso speriamo che parta. Tanto diciamo nel Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci prendiamo questi spunti di adorazione per la preghiera da questo dialogo, da parte del dialogo tra Santa Caterina da Siena e Dio Padre.
Il Santissimo e Divinissimo Sacramento. 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 Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo. Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo. Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Santa Caterina da Siena, e in questo brano che leggerò mette in relazione sacerdozio e l'Eucaristia. Come mai non si sente? Parla un po' più forte. È spento. E dice così, il padre dice così: a costoro, cioè i sacerdoti, ho dato da ministrare il sole, donando loro il lume della scienza, il calore della divina carità e il colore unito al calore e alla luce, cioè il sangue e il corpo del Figlio mio. Chi è questo sole? Il sole è Gesù Eucaristia, che fa riferimento a un sole molto più grande che Dio Padre. E dunque questo sole eucaristico, che sono il corpo, il sangue di Gesù, sono stati affidati all'amministrazione dei sacerdoti. Questo corpo, cioè il corpo di Gesù, è un sole, perché è una cosa sola con me, che sono il sole vero. Il Padre dice a Santa Caterina da Siena: l'Eucaristia è un sole. Ed è bello vedere come di solito gli ostensori sono fatti tipo sole, dei raggi, rotondi. Questo sole è un tutt'uno con il Padre, perché Gesù è una unità con il Padre, che è il Sole, il Padre. Tanto è unito a me che l'uno non si può separare né dividere dall'altro, come avviene del Sole, il cui calore è indivisibile dalla luce e la luce dal colore, grazie alla loro perfetta unione. O Signore Gesù, noi ti adoriamo, perché tu solo sei il sole eucaristico che scalda i cuori, che illumina le vene, che ci porta al Padre. Tu ci mostri non te stesso, Signore Gesù, ma il sole grande che è il Padre. E in questo sole del Padre incontriamo te che sei il sole, sole eucaristico. O Signore Gesù, c'è molto bisogno nei nostri cuori della luce, del calore, del tuo sole. Signore, fa che mai indegnamente riceviamo il tuo corpo e il tuo sangue. Donaci di essere con te. Donaci di accoglierti sempre con cuore puro, con mente retta. Questo sole
senza allontanarsi dalla sua sfera, cioè permanendo indiviso, illumina tutto il mondo e riscalda chiunque voglia ricevere il suo calore. Signore Gesù, anche noi vogliamo ricevere il tuo calore e la tua luce. Altrimenti rischiamo di essere freddi, tiepidi. E tu hai detto che i tiepidi saranno vomitati. Donaci, Signore Gesù, il tuo calore, la tua luce, per camminare in un mondo che sembra più oscurato dalle tenebre del peccato, da un peccato che è diventato struttura, che ordisce trame contro la tua Chiesa, che ordisce trame contro la verità, che ordisce trame contro te che sei l'Eucaristia, sole eucaristico. Continua ancora il Padre a dire a Santa Caterina da Siena: tale è questo verbo mio, questo verbo mio figlio, il suo sangue dolcissimo è un sole, tutto Dio e tutto uomo, perché egli è una cosa sola con me ed io in lui. La mia potenza non è separata dalla sua sapienza, né il calore, fuoco di Spirito Santo è separato da me, Padre, né dal Figlio, perché è una sola cosa con noi. Infatti lo Spirito Santo procede da me, Padre, e da lui Figlio, e insieme siamo un unico sole. Bellissima questa espressione di Santa Caterina da Siena, meglio del Padre. Santa Caterina da Siena ce le ha scritte, riportate come le ha ricevute. Noi concretamente vediamo, sappiamo che in quell'ostia bianca c'è il corpo, il sangue, l'anima, l'umanità, la divinità di Gesù. Ma Gesù non è mai separato dal Padre e dallo Spirito Santo, mai, perché l'amore li fa uno, li fonde in unità. Perciò insieme sono sole per noi. E ancora il Padre dice così: io sono quel sole, Dio eterno, dal quale procede il Figlio e lo Spirito Santo. Allora, quando noi guardiamo il sole eucaristico, sappiamo che questo sole eucaristico è un tutt'uno col Padre che è sole e con lo Spirito Santo che è sole. I tre sono sole per noi. E noi sappiamo che la natura non potrebbe vivere senza la luce del sole, senza il calore del sole. La terra non produrrebbe niente senza il calore del sole. Le piante non sarebbero verdi, non ci darebbero questo, il verde che riposa gli occhi, il cuore, se non ci fosse il sole. Così anche un cristiano che non vive di Eucaristia finisce poco a poco per morire a se stesso. Quanto importante per noi sacerdoti adorare Gesù Eucaristia, adorare e lasciare che il cuore si apra all'adorazione, alla lode del Signore. Ancora il Padre dice così: io sono quel sole. Dello Spirito Santo è proprio il fuoco, del Figlio è propria la sapienza. E in questa sapienza i miei ministri ricevono un lume di grazie, perché somministrano questo stesso lume con la luce che ne proviene e con gratitudine per il beneficio ricevuto da me, Padre Eterno, seguendo la dottrina di questa sapienza, l'unigenito mio Figlio. Cioè noi abbiamo bisogno di questo. O Padre del Cielo, noi ti ringraziamo
insieme col Figlio e lo Spirito Santo, perché hai ispirato tuo Figlio a istituire l'Eucaristia e ogni giorno e soprattutto ogni domenica, con la potenza dello Spirito Santo, tu scendi sui poveri doni del pane e del vino e li trasformi in corpo e sangue di Gesù. E grazie per aver dato il potere di fare questo, che davvero questo è il più grande miracolo che si rivela. In questi giorni ho ricevuto due foto di degli amici del Messico. Mi hanno mandato una foto di uno stensorio che si è illuminato. Alcuni adoratori, che erano tutta la notte in veglia dalle 3 alle 4, alla fine delle 4, il sole eucaristico si è sentito, si è illuminato. L'Eucaristia, lo stensorio si è illuminato. Bellissimo, bellissimo. È stato un dono inesperato. Ora, che cosa sarebbe la Chiesa senza l'Eucaristia? Che cosa sarebbe il sacerdozio senza l'Eucaristia? Che cosa sarebbe il Vangelo, l'annuncio del Vangelo senza l'Eucaristia? Sarebbe come cucinare senza sale, fare le cose insipide. Lasciamoci ancora trasportare da queste parole che il Padre dice a Santa Caterina da Siena. E con questo mezzo, cioè con questo Verbo incarnato, intriso e impastato con il lume della mia divinità, e col caldo e il fuoco dello Spirito Santo che voi avete ricevuto il lume. A chi l'ho dato da somministrare? Ai miei ministri nel corpo mistico della Santa Chiesa, affinché avesse vita attraverso il dono del suo corpo in cibo e del suo sangue in bevanda. Ricordate quello che riporta il capitolo sesto del Vangelo di Giovanni. Chi mangia la carne e beve il mio sangue ha la vita eterna. Chi non mangia la mia carne e non beve il mio sangue non ha la vita in sé. Questo è diventato un criterio per capire quanto l'Eucaristia è importante per noi, perché c'è molta di evidenza diffusa tra i cristiani di oggi, perché non si cibano più dell'Eucaristia. O si va indegnamente a comunicare al corpo stesso, e questo non può che produrre effetti negativi. Ancora il Padre continua dicendo: ti ho detto che questo corpo è un sole, perciò non vi può essere dato un corpo senza che vi sia dato il sangue, e non posso essere dato il corpo e sangue senza l'anima di questo Verbo. Parla il Verbo, parla il suo Figlio. Quando noi riceviamo il pezzo di pane bianco, così aperto il corpo di Cristo nel corpo del sangue, in quel corpo celibato di Cristo, in quel corpo, nell'ostia celibata di Cristo. E ricevendo lui, ricevendo anche il Padre, con lo Spirito Santo. Nell'anima e il corpo vi possono essere dati senza divinità. La mia divinità di eterno Dio, perché quelli non si possono separare da questa.
la corporeità del corpo di Cristo, il suo sangue, la sua umanità, la sua anima, non sono mai separati dalla divinità, perché noi riceviamo Gesù, vero Dio e vero uomo. Proprio come ti disse altrove, la natura divina non si separa mai dalla natura umana, né potrebbe separarsi per la morte o per nessun'altra causa. Così nel dolcissimo sacramento, sotto la spezia bianchissima del pane, voi riceverete tutta l'essenza di Dio. Non tanto con l'intelligenza, quanto con il cuore. Che ricchezza tu sei, Signore Gesù, per noi nel corpo eucaristico. O cuore eucaristico di Gesù, tieni sempre spalancato la tua porta, la tua ferita, e aiutaci a entrare nel tuo cuore, immergerci nel tuo cuore eucaristico, per essere fatti, per essere rinnovati, per essere scambiati dal tuo amore, per essere inondati di pace, inondati di tenerezza, per avere un cuore pieno di compassione. Signore, donaci il dono di saper stare con te, di dedicare tempo per stare con te, per adorarti, perché la relazione è ancora più grande. Signore Gesù, in questo momento ti affidiamo anche l'incontro di domani. Ti chiediamo di scordarci addosso una certa passività o la pretesa di lasciare l'altro, di affrontare problemi che ci toccano, che entrano nelle nostre case, che toccano i nostri figli, i nostri nipoti, i nostri bambini, che toccano le nostre strutture sociali. Signore, difendici da qualsiasi lettera di ideologia. Guariscici. Vorremmo dirtelo, vorremmo supplicartelo come dice il Dio, Signore, guariscici dalle lettere ideologiche che contaminano il nostro mondo, che contaminano la nostra casa, che contaminano le strutture pubbliche. Guariscici, Signore. Donaci il gusto di una verità che ha radici solo in te. Aiutaci, Signore, a scrollarci di dosso una certa passività, o al di là di questo momento di vista. Signore, donaci di essere cristiani autentici dentro la Chiesa, durante la liturgia, ma donaci di essere autentici testimoni lì dove ci puoi vivere, nella famiglia, nella società, nelle varie espressioni del vivere sociale. Adesso procedo con la benedizione e chiudiamo questo momento di adorazione eucaristica. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Vi benedica il Signore di tutto.
il Padre. Il Figlio e lo Spirito Santo. Salutato e ringraziato ogni momento il Santissimo e Divinissimo Sacramento. Salutato e ringraziato ogni momento il Santissimo e Divinissimo Sacramento. Salutato e ringraziato ogni momento il Santissimo e Divinissimo Sacramento. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Bene, allora possiamo concludere questo momento di preghiera con un ultimo saluto. Penso che tu sia d'accordo se dico che tutte le persone che hanno messo delle intenzioni di preghiera qua questa sera tu le presenterai tramite le tue preghiere, certo, al Signore. Quindi sentitevi veramente tutti uniti in questo momento di preghiera. Mettete le vostre intenzioni e Padre Antonello le porterà ai piedi di Gesù e ai piedi di Maria, e uniti nella preghiera in questo cammino. Vuoi concludere dicendo qualcosa? Così salutiamo tutti quanti e ci vediamo poi domani al Santo Volto per questo momento veramente importante. Beh, intanto io ringrazio per la fiducia, per le espressioni anche di affetto che avete nei miei confronti, ma davvero voglio ripetere l'invito. Vi aspettiamo domani in questo incontro, perché sono convinto che domani l'avvocato Gianfranco Amato ci darà ancora qualche altra ricchezza, frutto del suo studio serio, del suo approfondimento e del suo essere cristiano veramente compromesso. Il Signore vi benedica. Ciao. Buona serata a tutti. Ore 15 domani, grazie per essere stati con noi, è stato bello, perché quando si prega e quando c'è Gesù non ci sono muri, non c'è spazio, non c'è tempo. Ringraziamo anche le sorelle, sì, carmelitane che ci hanno ospitato, che ci hanno accolto. Ecco, vorrei solo fare un intervento, di fare vedere, buonasera, sono Emanuele, vi conoscete, di far vedere il santuario dove siamo, il Carmelo San Giuseppe, dove c'è la Beata Maria degli Angeli, per cui farò una piccola panoramica. E ormai il Padre ha salutato, Angela ha salutato, Gesù è stato con noi, per cui vi faccio fare un giro piccolino, ok?
Ecco, siamo davanti proprio alla Beata Maria degli Angeli, ecco, la salma che riposa e prega con il crocifisso, e in questo Carmelo San Giuseppe, dove ci hanno accolto ormai da 10 anni le care sorelle, e preghiamo sempre con loro, ed è una grande grazia. Una serata a tutti.